Salve a tutti, bentornati o benvenuti nel mio canale. Quante volte d'estate il caldo insopportabile ci costringe ad aprire tutte le finestre di casa, le finestre di camera, le porte finestre del balcone? E questo permette spesso a qualche ladruncolo di intrufolarsi in casa. E non è più una cosa di primo piano, secondo piano, terzo, si arriva anche al quarto, al quinto piano. Quindi, per fronteggiare questo problema, è inutile installare, secondo me, impianti di videosorveglianza esagerati. Basta mettere un sensore di prossimità, tipo questo qui. Questo si chiama CP Van Guardian. Un piccolo sensore di prossimità, economico, funziona benissimo, c'è il suo telecomando. E posizionarlo dove meglio crediamo, in casa. Lui al minimo movimento azionerà una sirena veramente molto potente. E niente, così siamo tranquilli. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Allora, vediamo cosa c'è nella confezione. Apriamo. Abbiamo il nostro sensore allarme di movimento. Eccolo qui. Un biadesivo nel caso non volessimo utilizzare i tasselli per un fissaggio a muro. Un telecomando per comandare il nostro dispositivo a distanza. Le batterie, anche queste sono incluse, nel caso volessimo usare le batterie invece che l'alimentazione tramite USB-C con un normale caricabatterie. Quindi, se vogliamo utilizzare le batterie, ci sono anche queste. Poi, leviamo tutti. Ah, ma il cacciavite ovviamente per levare la vite. E svitare lo sportellino delle batterie. Questo è orientabile. Poi anche tasselli, addirittura nel caso di fissaggio a muro, e un manuale in diverse lingue, tra cui finalmente l'italiano. A parte, una volta acceso c'è da fare ben poco. Quindi andiamo a vedere come funziona. Allora, andiamo a provare il nostro allarme. A questo punto io l'ho collegato con l'alimentatore invece che le batterie. Andiamo a accendere il nostro dispositivo dal tasto centrale. Sentirete un suono, lampeggerà. Adesso, al movimento minimo, lui entrerà in funzione. Per stoppare la sirena basterà pigiare sul telecomando il tasto, questo qui a sinistra, con l'occhettino bloccato. Facciamo una prova. Basta, basta, fermiamolo subito, spacca davvero i timpani. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E mi raccomando, in descrizione c'è il link per l'acquisto se siete interessati. Grazie mille, ciao!